Il nostro viaggio nel mondo delle discipline associate, palla tamburello con il presidente Crosato, vediamo di fare un bilancio, siamo verso la fine di questo 2012, come sta il vostro movimento, numeri e soprattutto valori? Beh, 15 giorni fa abbiamo assegnato il 100° scudetto dal primo del 1896 vinto dalla Società Ginnastica Udinese, quindi un movimento sportivo che a livello organizzato mette in palio tanti scudetti vuol dire che non solo ha un passato, un presente, ma anche un futuro. Un futuro fatto di giovani, ne abbiamo visti tanti giocare nella vostra area allestita a Sport Days, vuol dire che insomma è uno sport che è anche affascinante verso le nuove leve. Sì, c'è una grossa capacità di attrazione sui giovani, in particolare nel mondo della scuola, non per niente siamo il quarto sport di squadra più praticato nelle scuole d'Italia dopo il calcio a 5, la pallavolo, la pallacanestro, con circa 100.000 alunni delle scuole di ogni ordine e grado che fanno tamburello. Un mondo in continua crescita, quello delle discipline associate, è emerso anche dai dati del convegno a Sport Days. Gli obiettivi nel 2013 per crescere ancora, che cosa pensate di fare? Beh, intanto per quanto riguarda Federazione Tamburello è che possiamo ritornare a pieno titolo nel CONI come federazione effettiva dove eravamo fino al 29. Secondo, che comunque alle discipline associate venga riconosciuto un contributo e quindi vuol dire possibilità di fare risposta ai propri associati, ai propri tesserati che sia in sintonia con i numeri. 5% di associati e di tesserati non può essere lo 0,8% di contributo e quindi anche questo va rivalutato. Ma credo che questa sia un po' la volontà che abbiamo letto oggi alla vigilia delle elezioni in questo convegno da parte di chi si è candidato alla presidenza del CONI. Però verificheremo dopo il 20 di febbraio se le parole si tradurranno in fatti.